Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. La Procura di Roma ha aperto un'indagine sull'avvocato di Paternò, Rosanna Natoli, consigliere del plenum del CSM in quota Fratelli d'Italia. L'inchiesta è stata avviata a seguito di una registrazione di un suo incontro con la magistrata Maria Fascetto Rivillo. Operazione congiunta di Polizia di Stato e Penitenziaria questa mattina a Enna, 12 gli arrestati coinvolti nell'introduzione illegale di droga e cellulari all'interno del carcere Luigi Bodensa. Tra gli indagati c'è anche un minorenne. Un 31enne è stato arrestato dai carabinieri di Marina di Ragusa per abusi sessuali su una 15enne. L'uomo avrebbe palpeggiato la ragazzina mentre stava facendo un bagno in mare. Ad allertare le forze dell'ordine, un amico della 15enne. Un 33enne di Campobello di Licata nell'Agrigentino è stato portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, lo scorso 22 maggio, in seguito a una lite scaturita per futili motivi, ha accoltellato due persone ferendole alla testa e al collo. E infine il centro di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina, attualmente gestito in convenzione con il Bambin Gesù di Roma, rimarrà attivo fino al 31 luglio 2025, garantita la continuità assistenziale in attesa che il Ministero accolga la nostra richiesta per mantenere in modo definitivo la struttura, il commento del Presidente della Regione Renato Schifani. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.